poi dall'allenatrice, e andiamolo a seguire adesso invece l'Ucraina. E qui invece c'è un movimento molto bello, difficilissimo, sulla trave, rondata e salto indietro teso, poi l'enjambé con un giro completo, l'enjambé con cambio, cosacco, ponevo l'accento sulla rondata e salto perché di solito dopo la rondata si va in uscita e quindi non c'è niente dopo la rondata, invece qui si incontra la trave, bisogna essere anche stabili nell'arrivo, salto avanti. Salto montone ancora. Piroetta. Lunga. Anche lei, almeno 90 gradi in più. Ribaltata senza posa delle mani. E ancora il salto con un quarto di rotazione. E adesso si va per l'uscita. Non più di 2 secondi di preparazione. Doppio carpio all'indietro con un piccolo passetto. Aina è un'atleta completa, come dicevo, 17 anni, 12esima ieri nel concorso generale, la trovo molto aggraziata. Credo che potrà ottenere buoni risultati. È la ronda del salto, l'hanno fatta vedere molto bene, e poi la ribaltata senza posa delle mani. E ancora il salto con un quarto di rotazione. Parte di salto avanti, ancora un elemento acrobatico sulla trave, visto dall'alto si è potuto apprezzare il movimento delle spalle che era impercettibile, quasi niente, insomma, le riprese dall'alto sono molto belle per vedere gli sbilanciamenti. E poi la finale, gambe leggermente divaricate, un pochino bassa, per essere un doppio carpio va molto bene.